Game, benvenuti in questa nuova serie. Saranno semplicemente Ranked Goldmain, adesso un nome lo troveremo. Giocherò principalmente mid e top. Non sto giocando molto bene col main perché ci gioco poco. Gioco principalmente con gli smurf, quindi sarà un regain delle skill, un coaching anche per me. Probabilmente non parlerò molto mentre giocherò. Non farò il commento ai Massis perché ormai siamo ai, cioè, ai Gelo. Nel senso, siamo comunque a Diamond 3. Sto in promo per Diamond 2 addirittura. E siamo contro Kennen, penso, sì. Che non è un matchup buonissimo, nemmeno così terribile. Start Runsblade perché voglio giocare aggressivo in realtà. Preferisco startare Runsblade che Dawn of Shield per farmare meglio. Averci un po' di sustain comunque. Hanno molto magic damage perché Blitzcrank, Vlad, Kennen è anche in parte Shago, quindi devo stare attento. Mi farò probabilmente la Valmortius con quell'Extrinker sicuro prima di tempo diretto. Vabbè, oh. Porcottici. E non si mette. Tre auto-attacchi mi sono dovuti prendere perché lui non si può mettere meglio. Vedete che succede quando pullate. Ho preso 3 auto-attacchi, ho 150 HP in meno del mio laner. Oh 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 oh. Attenzione. Ok, si sta prendendo un bel po' di danni a Minion. Si è preso un po' di danni a Minion. Comunque il trade l'ho vinto io, non guardate che sono più low di lui. Questo è semplicemente perché quella cazzo di via. Ho fatto anche il Gromp prima. Adesso lui fa il 2, quindi mi proverò a usare la W addosso. Aspetto di essere smarchiato. Prendo per seconda la W comunque. Ah, oh, unlucky. Ho preso troppe pizze, ragazzi. Troppe, troppe. Devo aspettare che adesso. Questi minion non ne posso prendere nemmeno uno. Devo aspettare che mi arrivi la wave sotto door. Porco dinci, quante pizze ho preso. Metto una ward qui per paura che Shaco mi dai. Naggia il signore. L'ho usato per parare il danno della W. Andiamo back perché sennò qua ci prendiamo tanti quegli schiaffi. Io mi prendo un'altra. No, mi prendo il Dawn of Shield stavolta. Tippiamo sul minion. Che non abbiamo fatto in tempo, ottimo. Mamma mia, quanti pizzoni ho preso. Ok, abbiamo un item in più. Tiriamo un po' di pizzette e cerchiamo di frizzarlo. Il nostro cannone muore prima, lui adesso tipperà di sicuro. Anzi no, a quanto pare. Oh oh oh. Naccia. Comunque contro Ganon conviene ingaggiare quando la Q giù. Oh, e la E giù in realtà anche. Missato, dovrebbe flushare comunque Ganon. Ok,
Porco Tenci. Andiamo back. Tanto questo tip adesso. Oh, non ha tippato. Non capisco. Cioè, era ovvio che l'avrei. Forse pensava che non avessi il flash. Comunque vado back. Non pusho questa wave perché lui è il TP. E siccome la sua wave comunque pusha verso la mia, se non vado back adesso starei un sacco di svantaggio dopo quando torna quel TP. Quindi vado back su e mi faccio Magic Resist. E mi chiudo e prendo la Pink. Non prendo Sustain, tanto ho abbastanza tra Dora Shield e quell'altro. Penso mi chiuderò primo item Extrinker e secondo item subito dopo a seguire le scarpe. Oh, fatemi sedere un po' più comodo. Fortunatamente loro hanno una Kalista che è tipo la di carry peggiore at moment. Non si vede proprio più, è sparito completamente perché quando c'è questo meta e Bruiser la di carry come Kalista spariscono. Per giunta abbiamo TF, V e V, più la speed dei Karma. Minchia quanti danni mi ha tirato giù. E lui se n'è andato via. Adesso noi però non abbiamo W e lui è la sua ulti. Quindi dobbiamo stare attenti. Aspettiamo di ingaggiare con la nostra W quando abbiamo la W up. E quando c'è il Vital scoperto dal nostro lado. E dai, muori. Buono. In realtà avrei dovuto aspettare un po' per la W. Perché era uno stun. Cioè, lo stun lo potevo prevedere. Adesso dobbiamo andare back. Abbiamo abbastanza mana e cooldown per fare. Ah, questo è un one trip point shot, interessante. Per fare la W, quindi non ci può fare Q coltello per ucciderci. Prendo. Adesso prendo, penso, le scarpe, dai. Per stare dietro alla speed dei Ken, comunque un ranged. Potevo prendermi anche un altro longsword, però ho preferito prendere le scarpe. Non sappiamo dove è Shaco, però era Lodi, mano. Quante pizze c'è dietro sto tizio. Penso sia portato qui. Il cannone lo voglio, ragazzi. La pulisco dopo la ward. Uscio questa wave e pulisco la ward. La pink si refugia. E tu no. Sbagliato. Dovevo ultare prima. Dovevo ultare prima e non l'ho fatto. Ecco, tipo questa se la tiravo addosso a lui sarebbe andata meglio. L'ho ucciso, sì, però dove, se beccavo la W addosso a lui sarebbe stata una kill sicura. Quindi ho sbagliato, l'ho giocata male. Chiudiamoci le scarpe contro i CC, visto che comunque hanno slow. Tanto più che altro contro Kennen è forte, perché comunque ti fa due stun Kennen fondamentalmente. E in più comunque è Magic Resist in più.
Cioè, 25 Magic Resist non sono pochi contro un team di 3 Magic Damage Dealer, più uno che comunque fa un Magic Damage di base. Vedi come ha fatto, visto che è bravo TF, che ha fatto il 6 step sulla... Cioè, per fargli credere che lo stesse autoattaccando con la carta, quando invece se l'è tenuta. Per baitare la pull, ragazzi, queste sono le cose che... Mi fanno vincere i trade contro i champion. Comunque sto farmando molto male. Sto cercando di reimparare, ragazzi. Quindi con questo account mi vedrete giocare peggio rispetto agli avversari. Canyon fortunatamente non è un granché. Vediamo un po' che succede. Let's see. Penso abbiamo ammazzato la Q comunque, ragazzo. Porco dentro. Io vado aggressivo perché mi curo fondamentalmente tra la steal e cose. Porco dentro, questo è sbagliato. Qua ci ho provato a breakta, cioè gliel'ho breaktata in realtà. Però no, non ero abbastanza vicino da stunnarlo purtroppo. Shaco è arrivato, andiamo subito via. Si è visto Shaco al laghi. Purtroppo non ho il TP ancora. Quindi non posso andare back. Ha messo la pink tizio qui. Che ha sprecato l'attacco potenziato. Ricordo che anche l'extac, quindi fa un sacco di danni col primo attacco e tira. Specialmente se è potenziato, se è quello potenziato da W più extac. No, ho sbagliato l'attacco. Se autoattaccavo bene, coso, l'avrei ucciso. Se avessi autoattaccato Shaco Insta. Purtroppo ho sbagliato. Unlucky, ragazzi. Allora, poi vabbè, è andata bene lo stesso, però poteva andare meglio. Vedete, questo è un errore stupido. Ho focussato Shaco perché è l'unico che non aveva la speed. E pensavo sinceramente avessi il tank e la torre. Invece il tank e la torre ce l'aveva Ken. Questo mi ha stupito. Comunque prendiamo il Tiamat. Perché l'unico problema di questo champion è il wave clear. Una wave clear praticamente. Non uso il TP in top lane perché già stanno pushando loro. Non ha senso tippare, cioè c'è già qualcuno che copre la lane, quindi vado in lane a piedi. Tolgo, metto la mia pink intanto, la metto qui. E tolgo la pink again qui, perché qui ormai non mi serve più di tanto. Preferisco dare vision al team, sinceramente. Ho farmato abbastanza in merda. Sempre più again. Però non è una scusa. Cioè, finché farmate più l'avversario va bene in genere. Dopotutto comunque ho vinto la top in 1v1. A parte ha fatto un gank Kennen, però ne ha fatti anche un paio. Un gank V, però ne ha fatti anche un paio Shaco. Nessuno dei gank è andato a buon fine alla fine. Cioè ha preso il flash coso. Qui ha fatto uno per uno Shaco, ma niente di che. Noi splittiamo con Fiora. È un ottimo split pusher. Meglio splittare. Che gruppare. Boh, che ci fate fare, ragazzi? Comunque, vediamo. Vediamo la gente se guarda tutti i miei video. Se proccavo l'ultimo middle ce l'avrei fatta probabilmente. Solo che ho perso tempo tra la ulti e Shaco, che mi ha fatto perdere tempo comunque. Più la ulti di Kennen, non so. Io ho focussato Shaco perché è quello più squishy tra i due. Perché Kennen ha HP e armor, e in più con lei guadagna armor e magic resist. Quindi ho focussato Shaco, però doveva essere più veloce nella combo, dovevo ultarlo subito appena l'ho visto. E questo mi ha penalizzato.
Non tirpo ancora, non penso serva niente più. Ulti. Come vedi, il mio DP non serviva a nulla. Meglio così. Comunque penso che surrendino questa. Let's see. Come la chiamerò questa serie? Come la chiamerò? Scrivete nei commenti un nome per questa serie. No, no, scherzo, già l'avrò scelta per quando la metterò. Scrivete nei commenti se avete visto il video fino a questo punto. Barba, anzi no, 47. O barba papà. Barba papà, scrivete. Scrivete barba papà se avete visto il video fino a questo minuto. Così cerco di capire se la gente li guarda veramente. Oppure se è solo culata. Che becca il video giusto, al momento giusto. Comunque abbiamo visto Shaco intorno alla top lane. Quindi gli andiamo incontro di cattiveria. Shaco è invisibile. Potrebbe venire verso di noi, non lo sappiamo. Invece è andato via, ok. Qui ha portato, quindi sanno che sono qui. Shaco è lì chiuso lì dentro, però non posso pushare una T2. Troppo deep. Troppo deep, boys. Troppo deep. Too deep. Lui già ha la cintura, sì, perché non mi ha bloccato il danno dell'hextech. Quindi ha già la protobelt chiusa. Ho calcolato male lo stun. Unlucky. One trick pony Shaco, ma not so good, my man. Not so good, my boy. Not so fucking good. Se uno è one trick pony Shaco, cioè one trick pony un qualsiasi champion e non è D1 almeno, è proprio uno schifo. Se poi perdi così hard. Una serie di unlucky game sarà sta. Di unlucky coincidence. Chiudiamoci la cosa, dai. Voglio split pushare adesso, sono tutti qui. In questo caso si può fare un TP se è per prendere una torre di sicuro. E se il tuo team può, non ha, se è stata una situazione di vantaggio del genere. Allora, qui continuo a chiuderlo. Vabbè, ottimo ragazzi. Good, let's get this. Ricordatevi l'autoattack reset live che è importantissimo, ragazzi. Autoattacco e autoattacco. Ah, me l'hanno tolto. Ne ho preso tutti i miei, buono. Ricordatevi, autoattacco e autoattacco. Cioè, importante, importante. Qui hanno fatto open praticamente. No, la W, porco dio, mi fa incazzare. Mi fanno fucking incazzare. Chase, please, I need that gold. No, unlucky. Mi fanno incazzare queste cose. Oh, io l'ho premuta W, non l'ho premuta in tempo. Cazzo. Comunque, sono 1-1 da promo. Sto game, vabbè, ho vinto la lane, ma non ho fatto granché. Comunque, Flash, Art, Death, chi è? Comunque, dopo troverò chi è questa persona. È stato un game abbastanza passivo, non abbiamo fatto un cazzo a nessuno, abbiamo vinto perché hanno piccato Kalista e già la gente era depressa per questo, che non era scherzetto. Comunque, spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate like, condividete, c'è Twitch, c'è Facebook, ce lo sapete ormai, e bella a tutti adichi.